Bentornati con le interviste targate Casus Belli. Nell'appuntamento di oggi avremo come ospite il professor Paolo Grillo, professore all'Università di Milano, dove tiene i corsi di storia medievale e di analisi e interpretazione delle fonti. Il professore è molto esperto del mondo, della realtà comunale italiana, e infatti il tema dell'intervista di oggi sarà lo scontro di Federico Barbarossa con i comuni. Innanzitutto, appunto, per introdurre questa nostra intervista, volevo farle una domanda chiedendole per quale motivo vanno a scontrarsi l'imperatore e i comuni, o meglio, c'è una causa, una scintilla che va a provocare questo scontro? Ma una scintilla vera e propria no, anche se da tutte e due le parti le provocazioni non sono mancate, però c'era proprio una questione di fondo che non poteva essere risolta, cioè quando Federico Barbarossa sale al trono, 1153, e comincia a guardare l'Italia, erano quasi 40 anni che l'impero non aveva una presenza efficace in Italia. E quindi i comuni italiani, che in questo momento le città sono in piena espansione, in pieno sviluppo economico, sociale, demografico, stanno diventando sempre più grandi, sempre più ricche, avevano approfittato per ritagliarsi degli spazi di autonomia, di autogestione sempre maggiori. E qui c'era proprio un conflitto di visioni drasticamente incompatibile, cioè Barbarossa guardava alla vecchia situazione di un impero che governava sul territorio con i suoi ufficiali, i suoi conti, i suoi marchesi, i suoi vescovi, e non concepiva l'idea di un autogoverno dal basso, come era quello dei comuni, no? Lui concepiva una società gerarchica in cui c'è Dio, sotto di lui l'imperatore, e poi ascendere i vari gestori del potere, che però tutto questo potere derivava come unica fonte dall'imperatore. E nelle città si era affermato invece questo procedimento di governo dal basso, per cui la sovranità, adesso uso dei termini volutamente anacronistici, stava nel popolo, e il popolo delegava dei governanti, li eleggeva. E queste due visioni erano totalmente incompatibili. Barbarossa diceva: esiste una tradizione dell'impero e i comuni si sono arrogati dei margini di autonomia eccessivi. I comuni dicevano: ormai sono due generazioni, perché 40 anni sono tanti, che noi ci governiamo così, non abbiamo nessuna intenzione di tornare indietro. E questo non poteva risolversi che con le armi, un'incompatibilità totale fra divisioni politiche. Come seconda domanda volevo chiederle invece quanto era ampia la presenza di eserciti comunali al fianco di Barbarossa, perché appunto, come sappiamo, non tutti i comuni vanno a scontrarsi con l'imperatore, ma anzi alcuni sostengono e sono anche privilegiati dall'imperatore, ottenendo dei benefici o comunque delle agevolazioni dal Barbarossa. Sì, qui c'è una questione, diciamo, una questione politica e una questione militare da vedere. La questione politica era che effettivamente noi non possiamo presentare un fronte, diciamo, dei comuni italiani contro il Barbarossa. Questa è la vecchia visione ottocentesca, risorgimentale, ma rilettura propagandistica di fatto. Che cosa succedeva? Che in realtà c'erano profonde rivalità anche fra comuni italiani, per cui nell'ottica dei comuni, che attenzione, tutti i comuni riconoscevano la legittimità del dominio di Barbarossa, questo tutti. Quello che era in discussione era quanto grande fosse lo spazio da dare a questa autorità. Cioè, c'erano comuni che accettavano anche una maggiore intromissione dell'impero nei loro affari, e comuni che invece dicevano: l'impero deve limitarsi a due o tre cose, garantire la pace, garantire l'ordine, fare la crociata e poco altro. Quindi qui c'erano visioni diverse, e molti comuni pensano di utilizzare l'impero come una forza per riequilibrare o comunque distribuire diversamente i rapporti di forze. Quindi nella fase iniziale dei conflitti, fino, diciamo, alla distruzione di Milano,
si disegnano due schieramenti, uno schieramento di comuni capitanato da Milano anti-imperiali e uno schieramento di comuni filo-imperiali guidato da Pavia e da Cremona, che erano, guarda caso, le due grandi rivali di Milano. Poi, quando ci si rende conto che in realtà l'impero non è una variabile in grado di modificare i rapporti di forza fra comuni, ma è una forza autonoma che agisce autonomamente con un suo progetto politico, cioè dopo il 1162, quando Federico Barbarossa impone a amici e alleati una struttura di governo molto rigida, molto percepita come molto oppressiva dai cittadini, allora lì le carte si rimescolano e in realtà la grande parte delle città finisce effettivamente per schierarsi tutta contro Federico Barbarossa. Quando poi la minaccia militare di Federico Barbarossa verrà neutralizzata dopo Legnano, allora le città si ridistribuiranno di nuovo fra i due schieramenti perché l'impero sarà relativamente innocuo e potrà riprendere questo ruolo, diciamo, di bilanciamento fra le parti. Dal punto di vista militare, in effetti, il ruolo delle città è importantissimo. È importantissimo perché l'impero, noi tendiamo a raffigurarci gli eserciti del pieno medioevo come eserciti di cavalleria, no? L'immagine ovvia è quella delle due masse di cavalleria che si scontrano. Questa è una realtà molto parziale in generale e assolutamente falsa per il quadro italiano, dove gli eserciti erano una cosa molto complicata che implicava cavalleria, fanteria, tiratori che dovevano agire armoniosamente, di concerto, e nel caso di assedi, e gli assedi erano frequentissimi, ci volevano poi tecnici, genieri, costruttori di macchine da guerra. Di tutto questo l'impero aveva solo la cavalleria, perché l'esercito imperiale era basato appunto sulla feudalità, sui vassalli, sui servitori dell'imperatore ed erano tutti nobili o servi nobili, una figura peculiare che c'era nell'impero, combattevano a cavallo. E soltanto con la cavalleria le guerre non si vincono. Per cui i comuni avevano questo ruolo fondamentale, cioè di fornire tutto quello che all'impero mancava: la massa dei fanti, i tecnici, negli assedi, soprattutto i cremonesi, hanno un ruolo fondamentale perché i tedeschi non sanno costruirle, le macchine da guerra, le torri d'assedio, le armi da lancio. E quindi il ruolo comunale, in realtà, dal punto di vista numerico, nei momenti migliori l'esercito dell'imperatore era per meno di un terzo, probabilmente composto da tedeschi, e per almeno i due terzi da italiani. Perfetto, grazie mille. Un altro aspetto che mi sarebbe piaciuto, che mi piacerebbe approfondire, è quello del ruolo di Venezia, una città, diciamo, che non è così al centro di questo conflitto come può essere Milano, ma che comunque partecipa sia nell'assedio di Ancona a fianco dell'impero. E questa è un po' una particolarità, dato che in teoria Venezia in quel periodo non era così favorevole all'imperatore, e allo stesso tempo è luogo della pace, della pace tra l'imperatore, il Barbarossa, ed Alessandro, ed il Papa Alessandro III. Allora, diciamo che in generale le città marinare italiane, anche Genova ha una posizione piuttosto ambigua, e anche Pisa, assistono a questo scontro da una posizione diversa rispetto alle altre, perché appunto loro sono proiettate sul Mediterraneo, hanno anche una rete di rapporti diplomatici che vanno da Costantinopoli al Cairo, alle grandi città spagnole, sia arabe sia cristiane. Cioè il loro unico punto di riferimento non è l'impero, mentre per Milano, Cremona, Verona, le città dell'Italia padana hanno un interlocutore che è l'impero, anche se poi nel gioco si inserirà con una certa abilità Manuele Comneno, l'imperatore di Costantinopoli, ma non è nella loro prospettiva. Queste città marinare sono abituate ad agire su orizzonti molto più ampi e quindi il loro atteggiamento è estremamente pragmatico, cioè stanno con il Barbarossa quando gli conviene stare col Barbarossa, si avvicinano alla Lega Lombarda quando, o comunque insomma a Milano, quando è più conveniente stare con Milano.
Ma Venezia ha poi appunto questo status ulteriormente complesso, perché Venezia tecnicamente almeno non è parte dell'impero. I veneziani si sentono e si dicono sudditi dell'impero d'Oriente, quello che noi chiamiamo impero bizantino. Per cui appunto Venezia gestisce le cose in maniera autonoma. Quando la presenza del Barbarossa, dopo la vittoria contro Milano, diventa minacciosa e pensa che possa minacciare appunto, ledere l'autonomia della città, favorisce la costituzione della Lega Veronese, no? Che è un po' l'antesignana della Lega Lombarda, questa alleanza fra le città venete. Quando invece c'è la possibilità di una convergenza una decina d'anni dopo con l'imperatore sul schiacciare Ancona, che era mal vista dall'imperatore perché era la base operativa appunto di Emanuele Comneno in Italia, ed era mal vista da Venezia, sia perché Venezia in quel momento era in guerra con l'impero bizantino, sia perché Ancona rivaleggiava, insomma, era l'unica in quel momento che tentasse di contendere a Venezia il predominio assoluto sull'Adriatico. E questo paradossalmente poi fa la sede ideale per la pace, perché appunto essendo stata alleata e nemica di entrambi i fronti, era considerata sufficientemente neutrale da essere utilizzabile appunto come sede per questo primo difficilissimo round di trattative del 1177, che era seguita alla battaglia di Legnano. Come ultima domanda appunto volevo parlare dello scontro decisivo tra i comuni e l'imperatore, cioè la battaglia di Legnano, su cui lei ha scritto per di più un libro molto interessante e che ha anche avuto una grande, diciamo, mitizzazione nell'Italia preunitaria. Ma la mia domanda è più prettamente militare, volevo chiederle quale fosse la composizione degli eserciti nella battaglia e se ci fosse stato un fattore decisivo che ha portato quindi alla vittoria della Lega. Sì, allora, Legnano, ci sarebbe da scrivere un altro libro, forse più appunto sui miti, fraintendimenti, la deformazione politica che ha avuto Legnano, che poi ha avuto una storia abbastanza paradossale, appunto, utilizzata sia dai risorgimentali, sia dagli antirisorgimentali, insomma, un evento che si è prestato a una lettura estremamente sfaccettata. Questa lettura estremamente sfaccettata ha avuto anche poi una ricaduta militare, nel senso che c'è stata una forte spinta in qualche misura a ridimensionare il mito di Legnano, ridurlo a una scaramuccia o sia una battaglia, ma a cui poi la superiore abilità politica del Barbarossa avrebbe posto rimedio quasi subito. Che è una lettura in cui si incrociano due grosse tendenze, no? Una, diciamo, che era politica, cioè sminuire il peso della battaglia, che era una battaglia sgradevole per molti ideologi, perché è combattuta dalle libere città, mentre invece le battaglie dovrebbero essere vinte dai generaloni, dai dittatori, insomma, da chi ha una bella gerarchia dietro, che dei semplici cittadini vincano una battaglia. Turbava molte coscienze di storici militari, e dall'altro lato invece una certa tendenza della storiografia del XX e perdurante nel XXI secolo, cioè che il lato militare è un incidente della storia, no? Cioè la storia vera si svolge su altri piani e sì, poi ogni tanto combattevano, ma è poco interessante e soprattutto dovrebbe contare pochissimo. No, invece non è affatto vero, e la storia militare non devo venire a dirlo a voi, è un aspetto fondamentale della storia e le battaglie contano, non sono l'unico fattore nel decidere lo svolgersi della storia, ma non sono nemmeno un evento trascurabile, insomma, ci sono e sono importanti. Nella fattispecie Legnano è stata molto importante, sia per le sue conseguenze militari, sia per le sue conseguenze politiche. E io ho cercato appunto di riportare, insomma, Legnano,
restituire, ecco, a Legnano il peso che ha avuto. La battaglia secondo me è molto interessante anche dal punto di vista militare, perché è estremamente metaforica. Cioè, quando dicevamo prima che lo scontro politico fra Federico Barbarossa e le città italiane era uno scontro fra due maniere diverse di intendere i rapporti di potere, fondamentalmente, e quindi una concezione del potere che calava dall'alto, gerarchicamente ordinata, e che non coinvolgeva la massa della popolazione, contro una concezione del potere che emanava dal basso, dal consenso pubblico dei cittadini. Poi consideriamo sempre che sono solo i cittadini maschi, che sono solo gli abitanti della città, quindi non mitizziamo, diciamo, la democrazia comunale, però che ci siano due idee profondamente diverse di cos'è il potere, questo è indubbio. Ecco, queste due idee estremamente diverse di come è il potere si concretizzano in due eserciti completamente diversi che si scontrano, cioè un esercito di 2.500-3.000 cavalieri pesanti, gerarchicamente ordinati, quasi tutti nobili o appunto ministeriales, che vivevano comunque come nobili, guidati dai loro capi, vescovi, arcivescovi, duchi, marchesi, conti, e che fa capo all'imperatore, è un esercito di cittadini molto più numeroso, forse il quadruplo, ordinato non gerarchicamente, ma diciamo funzionalmente, nel senso che certo anche nell'esercito della Lega, che poi era all'80% l'esercito di Milano, c'erano funzioni diverse, cioè c'erano cavalieri e fanti, ma mentre in Germania essere fante voleva dire essere socialmente inferiore il cavaliere era un uomo libero, nobile, il fante era un servo, si chiamavano servientes o clientes nel lessico dell'epoca. Il fante comunale è un cittadino esattamente come il cavaliere, quindi il cavaliere ha un cavallo e il fante no, ma sono tutti e due cittadini sullo stesso piano, guidati da persone elette, appunto, probabilmente non il mitico Alberto da Giussano, che è una creazione posteriore proprio legata al fatto che si stava cercando di contraltare Federico Barbarossa. Nel 300, quando viene inventato Alberto da Giussano, non si concepisce più, è l'epoca delle signorie, e quindi non si concepisce più la cittadinanza che combatte, ci vuole un capo. Probabilmente era un capo eletto, io ho provato a identificarlo in questo Guido dall'Andriano, che secondo me ha il profilo perfetto per essere stato il capo della Lega. Quindi due eserciti che metaforizzano in qualche misura le due parti. Dopodiché la battaglia è estremamente interessante, se ce la raffiguriamo bene. Cioè, noi siamo abituati a una raffigurazione di Legnano nei quadri, nei film recenti o cose del genere, molto puntuale, cioè un carroccio con attorno una fila di uomini, ecco, e dei cavalieri che ci girano attorno, un po' tipo il western, no? Quando mettevano i carri e gli indiani ci giravano attorno. Niente di più falsante, cioè quell'immagine lì è dovuta al fatto che di solito queste cose sono fatte con pochi soldi e 200-300 comparse. 10.000 uomini volevano dire uno schieramento che si estendeva su chilometri e chilometri di territorio, quindi una battaglia di grandi dimensioni. Adesso a noi 3.000 cavalieri pesanti sembrano un numero relativamente ridotto, ma nessun esercito negli ultimi due secoli era mai riuscito a mettere insieme tanta cavalleria pesante, salvo quelli di Federico Barbarossa stesso qualche anno prima. E quindi una battaglia che si combatte su un'area molto lunga, che dura l'intera giornata, con un tema, cioè il tentativo appunto della cavalleria pesante tedesca di sfondare la linea comunale
è la linea comunale che regge per due motivi, anche questi molto legati alla società. Ecco, mi permetto, quando si fa storia militare non bisogna mai cadere nel tecnicismo. Fare storia militare vuol dire anche capire la società e i meccanismi che ci sono dietro a un esercito. Quindi non conta tanto quanto fossero lunghe le lance dei soldati comunali, per dire, o se avevano degli arcieri o meno. Quello che conta è che questo esercito comunale appunto è frutto di una comunità cittadina estremamente compatta, per cui soldati combattevano fianco a fianco, combattevano organizzati per parrocchie e per quartieri, quindi combattevano fianco a fianco con i loro parenti, con i loro vicini di casa, che è un meccanismo che crea una coesione estrema. No, studi anche sulle guerre contemporanee hanno mostrato che gli soldati non scappano perché hanno paura della figuraccia che farebbero verso i compagni. Se i compagni sono anche vicini di casa, questo collante diventa fortissimo. E questo è stato indispensabile, perché bisogna pensare a cos'è psicologicamente l'idea di tenere una linea mentre centinaia e centinaia di cavalieri corazzati e montati si precipitano contro questa linea. Era uno scontro di nervi. Chi cedeva per primo avrebbe perso la battaglia. Quindi i tedeschi iteravano queste cariche senza riuscire a sfondare, e i comunali tenevano. E tenevano proprio per questo, perché era un esercito estremamente coeso, in cui la solidarietà reciproca faceva reggere la linea. Una solidarietà in cui ha un'importanza fondamentale anche quello che dicevo prima, cioè la non distinzione sociale fra cavalieri e fanti, per cui probabilmente parecchie centinaia di cavalieri, che dobbiamo immaginarci erano molto meglio equipaggiati dei fanti, portavano armature migliori, avevano armi migliori, eccetera, eccetera, non si erano fatti problemi a combattere a piedi a fianco dei fanti, perché comunque erano tutti cittadini, non avevano bisogno di marcare una differenza. Quindi questa linea rinforzata regge probabilmente a un'intera mattina di cariche, e quando alla fine l'esercito tedesco, quello più estenuato, per cui è possibile lanciare un contrattacco, perché anche i comunali hanno una loro cavalleria, ovviamente, cavalleria fra l'altro appunto non solo milanese ma anche alleata, ci sono i bresciani, ci sono i veronesi, insomma c'è tutta tutta la lega nella cavalleria alleata, e questo contrattacco è quello decisivo, cioè i tedeschi sono sfiniti, non reggono a loro volta questo attacco che probabilmente è a tenaglia tra fanteria che avanza e cavalleria che attacca sul fianco, e l'esercito tedesco si sbanda. L'imperatore si salva per miracolo, molti suoi nobili non lo sono, il campo viene saccheggiato, insomma è una disfatta totale. Una disfatta totale aggravata, per questo dico che è stata molto importante, non solo dall'aver perso 1.000, non sappiamo, qualche centinaio, forse un migliaio o due di uomini, ma sul fatto che l'esercito imperiale si basava sostanzialmente sul consenso, cioè i nobili partecipavano a queste guerre perché erano convinti di guadagnarci, perché non esistevano veri obblighi legali, cioè esistevano ma non erano quantificati, per cui un nobile mandava una manciata di cavalieri o ne mandava parecchie centinaia e partecipava lui a seconda del vantaggio che pensava di trarre dalla guerra. Quindi se l'idea è si viene in Italia solo per venire massacrati, le spedizioni di Barbarossa perdono improvvisamente ogni fascino a quel punto lì. E il Barbarossa, la sconfitta è determinante non perché perde quegli uomini, ma perché la perdita di quegli uomini lo priva della possibilità di rimpiazzarli, perché il consenso attorno alle guerre italiane del Barbarossa crolla e non viene più ricostruito. Per cui Legnano è stata davvero una battaglia decisiva militarmente e politicamente. Perfetto, grazie Bill, è stato molto preciso e puntuale, anche molto chiaro. La ringrazio di nuovo per la sua disponibilità e rimando a tutti i nostri spettatori ai nostri social, sia Facebook che Instagram, ma anche al nostro canale YouTube, dove ci sono altri contenuti, interviste, conferenze, e alla prossima intervista. Arrivederci.
Bene, grazie a voi, arrivederci.